Se mi date un secondo, guardate il mio business plan. Vedrete ciò che vedo io. Cioè soldi. Non i nostri. I am flesh and I am bone. Avevo perso la macchina, avevo perso la casa, avevo perso tutto. Mike Acosta. Di che parliamo? Ho fatto un sogno. Ero qui, in Indonesia. È qui che troveremo l'oro. Kenny, guarda. Abbiamo trovato l'oro. L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato! Abbiamo trovato l'oro! È seduto sulla più grande miniera d'oro del decennio. Parliamo di oltre 30 miliardi di dollari. La miniera Washoe è l'argomento del giorno. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, di solito è così. Le vedi queste mani? Io le userò per seppellirti. Che cosa hai combinato? Tutto ha un prezzo. Siamo dell'FBI! Che lo volessimo o no, l'ascesa verso l'alto era cominciata. E che vertigini ci dava. Ragazzi, guarda, non vi rendete conto di quanto debbano soffrire gli attori per prepararsi per i vari ruoli. Abbiamo già parlato di diete assurde, allenamenti spossanti durissimi, eccetera. Però, secondo Channing Tatum, Alex Pettifer e Matthew McConaughey, non esiste niente di peggio della ceretta. Gli attori si sono dovuti sottoporre a sedute di depilazione per interpretare i ruoli degli spogliarellisti in Magic Mike. E Tatum ha detto che non lo farà mai più, perché è stato dolorosissimo. Gli uomini e la loro resistenza al dolore. Per oggi è tutto. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ciao a tutti.